Sindaco, di cultura non se ne parla soltanto, ma l'amministrazione di centrodestra gli dà una casa. Beh, abbiamo oggi ricevuto un finanziamento straordinariamente importante, 11.200.000 euro sul Palazzo Biserini. Abbiamo 500.000 libri che messi insieme, come hanno scritto gli uffici, fanno 15 chilometri, sto dicendo diventerà una delle più importanti biblioteche del paese. Ripeto, con un finanziamento così importante in un'unica tranche è chiaro che faremo qualcosa di veramente bello per la nostra città. Piazza Ortis, insieme con Palazzo Biserini, diventerà il centro della cultura della nostra città. Tante polemiche di qualcuno, lei presenta i fatti. Sì, sento parlare in questi giorni di gallerie, eccetera, non gli va mai ben niente, ma io continuo a lavorare per la mia città e so che i miei concittadini capiscono quello che sto facendo. Ringrazio anche Massimiliano Fedriga e Pierpaolo Roberti e tutti i consiglieri regionali che ci hanno dato questa cifra così importante per lo sviluppo della cultura della nostra città. Tutto, come ha detto lei, conferenza stampa di un lavoro di squadra. Beh, sicuramente il frutto di un lavoro di squadra. Abbiamo la fortuna di avere un grandissimo sindaco a Trieste, un grandissimo presidente di regione, dietro però c'è una squadra che lavora in sinergia, che punta su quelle due figure di diamante, ma sa lavorare in sinergia. In questo caso la sinergia ha portato a un investimento importante da parte della regione Friuli Venezia Giulia, 162 milioni di euro per i comuni del Friuli Venezia Giulia su opere pubbliche. Oggi abbiamo presentato la prima tranche di finanziamenti, ma non l'ultima, per il comune di Trieste, in questo caso su Palazzo Biserini, che potrà essere rimesso a nuovo, diventare una biblioteca moderna a servizio non soltanto dei triestini, ma anche di chi ricercatore ha bisogno di usufruire dei oltre 500.000 volumi a disposizione della biblioteca Ortis, o semplicemente del turista che, passando di qua, potrà, nella magnifica Trieste, città della cultura, potrà usufruire di questi spazi. Non dimentichiamoci poi che quando parliamo di opere pubbliche non parliamo soltanto di maggiori infrastrutture per i cittadini di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, ma parliamo sicuramente anche di un'economia che si muove, perché ogni cantiere che si apre è economia che crea posti di lavoro e rilascia ricadute positive sul territorio regionale. Quindi questo è uno degli altri aspetti che sicuramente dobbiamo tenere in considerazione.